Ragazzi, mettetevi comodi, cominciate già a salire sull'hype train perché è proprio arrivato quel momento dell'anno, quel momento in cui decido di pubblicare il video del pre-anniversario nel pre-anniversario per il terzo anniversario di Dragon Ball Legends. Ma dopo questo incredibile scioglilingua, prima di iniziare col video, se vi va di acquistare questa maglietta incredibile e impressionante che sto indossando nel video di quest'oggi dedicata a Giorno Giovanna insieme a Gold Experience, mi raccomando, passate nel link in descrizione, in realtà, dove potete trovare il link al sito più codice sconto. Detto questo, torniamo di nuovo a noi, Dragon Ball Legends. Come vedete qui sulla schermata c'è una bella fusione ed infatti andiamo a parlare insieme del personaggio che con tutta probabilità potrà essere o potrebbe essere insieme a qualcun altro, chissà, il personaggio principale del nostro terzo anniversario. Ora, senza girarci attorno, ne sto parlando praticamente da mesi, ne sto parlando da prima di Natale, non solo io in realtà, ma ne sta parlando praticamente quasi tutta la community. C'è ancora una piccolissima parte che nelle ultimissime settimane, non so per quale motivo, si sta fiondando su Goku Ultra Istinto Mastered, insomma, sulla versione finale dell'Ultra Istinto. Non ho capito per quale motivo questa cosa. Fatto sta che da mesi ormai tutti puntano a Gogeta Super Saiyan di quarto livello, compreso me. E gli indizi, va anche detto, non sono nemmeno pochi di questi periodi. Non ne ho fatto mai mistero, ve ne parlai già mesi fa, ma non per qualcosa, ma ragazzi, perché immaginavo sarebbe andata così. Ve lo dissi, se vedete che verso aprile, barra verso maggio, cominciano ad uscire Zenkai a manetta e Batch tutte dedicate a GT, cominciate a farvi due calcoli e due conti, perché all'anniversario probabilmente ci stanno già dicendo uscirà Gogeta Super Saiyan di quarto livello, senza che state lì a pensarci. Sta andando proprio così. Come potete vedere, ogni settimana è comunque basata quantomeno su un qualcosa di legato al GT. Abbiamo avuto questa settimana Goku Super Saiyan di quarto livello a Zenkai, abbiamo poi avuto lo Zenkai di Vegeta Super Saiyan di quarto livello, nelle settimane precedenti abbiamo avuto lo Zenkai di Super C17, abbiamo avuto LF nuova a tema Dragon Ball GT, primissima LF in assoluto. Detto questo, ragazzi, quindi parliamo a questo punto della prediction del personaggio principale del terzo anniversario, Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Fiondiamoci dritti su lui. Primo anno mi fiondai su Vegito ed effettivamente è uscito Vegito. Secondo anno su Goku Ultra Istinto ed è uscito Vegito Blu. Il terzo anno dovrebbe essere ancora una volta quello buono. Quindi andiamo ad un anno sì, ad un anno no. Quindi in teoria dovrebbe essere Gogeta Super Saiyan di quarto livello, quantomeno il personaggio principale. Detto questo, scopriremo poi se per la prima volta lanceranno, anche perché non si sa mai qui, se per la prima volta lanceranno doppie LF o se comunque continueranno a rimanere sul classico, insomma, quindi singolo LF, doppio banner, poi da scegliere i vari argomenti. Per dirvi, primo anno avevamo Goku e Vegeta, i banner si chiamavano proprio così, Legend Step Up, Goku, Legend Step Up, Vegeta. Al secondo anno avevamo praticamente, per riassumere, il banner Future ed il banner GT. Quest'anno potremmo avere altri due temi, staremo a vedere. Un tema sicuramente deve per forza quantomeno giocare, cioè Gogeta Super Saiyan di quarto livello deve giocare quantomeno in uno dei due temi, non si scappa. Quindi uno dei due temi potrebbe essere o altri personaggi sempre di GT, con attenzione, personaggi che potrebbero andare ad essere le alternative agli Zenkai presenti in GT, perché ad oggi è praticamente un team formato per metà da Zenkai, o potrebbe essere un altro tema, le fusioni. Perché no, anche se non lo so onestamente quanto si possa fare una cosa del genere. Altri temi potrebbero essere movie, che è un pochino bistrattato, Tournament of Power, Lineage of Evil, chissà, anche se non è che siano poi tanto legati a Gogeta IV. Quindi cominciamo a dedicare almeno un tema, almeno qualche personaggio in particolar modo legato a Gogeta di quarto livello, e poi andiamo a pensare ad altri temi che potrebbero poi andare a fornire di altri nuovi personaggi qualche altro team che ne ha tuttora bisogno. Detto questo, però, soffermiamoci proprio su di lui, sul protagonista. Quindi, quali sono le cose che effettivamente sappiamo del personaggio? I tag e l'episodio, su quello non si scappa. Cioè, sappiamo che l'episodio sarà Shadow Dragon e che i tag saranno sicuramente Fusion, Fusion Warrior
E per un motivo ho detto Fusion e Fusion Warrior, perché sono due tag separati. Abbiamo sia il tag Fusion per le Metamor, ovviamente, e sia il tag Fusion Warrior che comprende sia Metamor che Potara. Abbiamo poi Saiyan, Super Saiyan 4 e GT. Da qui potremmo anche tranquillamente ricavare la Z-Ability di questo personaggio, perché sicuramente una Z-Ability sarà legata a GT, su quello non c'è dubbio, non si scappa. Un'altra Z-Ability potrebbe essere legata a Fusion Warrior, quindi comprendere tutte le Fusion, ma in realtà la terza parte è forse quella più difficile ed improbabile da decidere, perché potrebbe essere legata a Saiyan? Non impossibile, però non lo so quanto in realtà fattibile realmente. Potrebbe essere legata all'episodio Shadow Dragon? Potrebbe. Potrebbe essere legata soltanto come buff aggiuntivo ai soli facenti parte del tag Fusion e non Fusion Warrior, cioè solo alle Fusion Metamor? Potrebbe essere fattibile, anche perché esiste questo tag. Ragazzi, ve lo faccio anche vedere. Eccolo qui. Come vedete, questo Gogeta Extreme dà a Fusion Warrior Strike Attack, ma a coloro che fanno parte di Fusion dà sia Strike Attack, perché fa comunque parte di Fusion Warrior, ma dà soprattutto poi la Strike Defense soltanto però a quelli che fanno parte del tag Fusion. Quindi Gogeta Super Saiyan di quarto livello, essendo una Metamor, potrebbero strutturarlo in questo modo per renderlo un attimino più restrittivo e per non renderlo veramente giocabile ovunque e dovunque ai massimi livelli. Insomma, devono fare in modo di rendere il personaggio, sì, ovviamente molto giocabile, ma allo stesso tempo anche devono cercare di restringere la potenza del personaggio quantomeno ad un team in particolare. Sono discorsi per l'appunto anche legati al marketing, cioè devono cercare in qualche modo anche di spingerti a pullare magari per ottenere più stelle, per poi farti inserire quel personaggio per dirvi all'interno del team, forse, che potrebbe avere più potenzialità anche e soprattutto nel post anniversario. Quindi secondo me, e questa è un'ipotesi da non escludere, potrebbe anche cominciare a prendere piede, perché no, un team tutto Fusion Metamor, legato soltanto ai buff dei Fusion Metamor, che finora non abbiamo praticamente, abbiamo soltanto lui. Però Gogeta Super Saiyan di quarto livello potrebbe essere il precursore del team parallelo al Fusion Warrior, cioè del Fusion Metamor, che poi sarà un misto in realtà fra Fusion Warrior e solo e soltanto Fusion Metamor, dove però si andrà ovviamente ad optare più per il Fusion Metamor che per i Potara, per dirvi, in alcuni casi almeno. Per quanto riguarda quindi la terza Z-Ability, è da vedere, però ci potrebbe stare onestamente o un qualcosa legato all'episodio o un qualcosa legato principalmente alla restrittività del terzo tag, cioè o Fusion o magari GT, per dirvi, in modo da non renderlo OP e da non fargli buffare soprattutto altri personaggi di altri team, come per dirvi Saiyan e tutto il resto. Per quanto riguarda invece il colore del personaggio, allora, senza girarci attorno, nel GT manca il blu. In dubbio, è l'unico colore che ad oggi ancora non ha uno Zenkai, non ha un LF e tutto il resto. È l'unico colore che non è stato minimamente toccato. Potrebbero toccarlo da qui alle prossime settimane che ci separano dall'anniversario? Non lo escluderei assolutamente, anche perché va tenuto conto che ci separano ben 2 settimane abbondanti, se non addirittura 3 settimane abbondanti, dall'uscita dei banner. Quindi non è da escludere minimamente che, anche per dirvi, faccio un esempio, attenzione, non lo sto dicendo, però faccio un esempio, anche Baby Vegeta Blu posso andare a Zenkai, per quindi poi andare a coprire l'ultimo colore vacante, l'ultimo spot vacante, insomma, nel GT. Sarebbe da vedere. Nel Fusion vero e proprio, come potete vedere, anche qui effettivamente mancherebbe un colore blu, se non si va a toccare né lo Zenkai di quel personaggio, di quel Gogeta, né lo Zenkai di Baby. Quasi risulterebbe scontato puntare verso il colore blu anche per quanto riguarda Gogeta Super Saiyan di quarto livello. Mentre invece come colore secondario, cioè come seconda scelta, boh, provo a fare una mezza prediction, andrei fra il verde e il viola. Il giallo non lo toccherei minimamente, perché onestamente dubito che vadano a toccare il come colorazione un PG che, cioè, la prima LF di GT, caspita, è impossibile che vadano praticamente a far fuori quel personaggio a nemmeno un mese di distanza dall'uscita. Per quanto riguarda il discorso Zenkai è diverso, perché sugli Zenkai secondo me
Cioè, ti fai lo Zenkai magari per avere il personaggio forse più forte, ma tranquillamente puoi ripiegare su qualche alternativa. Detto questo, quindi i colori su cui punto sono blu e poi o viola o verde, insomma. Per quanto riguarda le mosse, allora, fate conto che Gogeta è un personaggio, secondo me, abbastanza difficilotto da rendere, soprattutto a livello di leggendary finish in game, come moveset, perché è un personaggio che realmente non combatte contro Omega, nel senso, punta soltanto a deriderlo, punta soltanto in realtà a counterare ciò che fa Omega, per l'appunto per deriderlo. Quindi già da qui, inutile dirvelo ragazzi, dovrebbe in teoria essere un personaggio basato molto sui counter. Per questo motivo io non vado né ad inserire il cover change sulle strike, né ad inserire il cover change sulle blast, ma vado ad inserirlo su qualunque cosa, un po' come per Goku Ultra Istinto, o un po' come per Bojack, che ad oggi è l'unico personaggio che non ha limitazioni e che può agire in cover change sia sulle strike e sia sulle blast illimitatamente. Noi comunque dobbiamo cercare in qualche modo di rendere questo personaggio, ragazzi, veramente veramente forte, e soprattutto dobbiamo cercare quantomeno di renderlo fastidioso ai possessori di Zenkai. Ed in quale modo, se non inserendo un counter su qualunque cosa, quindi sia sulle blast che sulle strike. Poi staremo a vedere. Per quanto riguarda il tipo, io lo farei melee, ragazzi. Ovviamente non vedo minimamente come possano farlo o defense type, anche se effettivamente lui passa quasi tutto lo scontro a difendersi soltanto da Omega, però la vedo difficile onestamente. Rimane soltanto la discussione legata a melee o ranged. Onestamente io lo farei molto più melee il personaggio. Poi io ho questo problema, io molti personaggi quasi non ci rivedo come ranged, però comunque esiste come tipologia. Fatto sta che Gogeta IV lo vedo melee, poco da fare. Lui utilizza anche e soprattutto i piedi per combattere, quindi raga, melee ce lo vedo. Per quanto riguarda invece altre robe, passiamo al moveset. Inutile andare un attimino a fare discorsi legati alle strike e alle blast, perché vabbè. La verde a cosa potrebbe essere legata? Potrebbe essere legata ancora una volta ad un counter, per dirvi, al counter caratteristico delle Fusion Metamore, cioè il counter sulle strike. Potrebbe essere legata al counter sulle blast, perché no? Fatto sta che io ci vedrei tranquillamente una verde come counter. Ora, o gli si fa counterare tramite l'occhiata, o gli si fa counterare tramite la gomitata, o gli si fa counterare tramite il calcione. Fatto sta che io ci vedo come verde sicuramente un counter, o magari si potrebbe fare una verde da potenziamento, o per dirvi la Blef Camel Big Bang Kamehameha, anche se non so come potrebbero poi andarla a gestire una roba del genere in game. Ma ha senso legare una verde a dei debuff su un personaggio che in teoria dovrebbe essere comunque super OP e distruttivo? Non lo so. Per quanto riguarda invece la Ultimate, onestamente farei, anche lì è molto difficile da realizzare, ma se si va a prendere in considerazione un qualcosa che è molto vicino a quella che potrebbe essere una Ultimate più LF, tipo quelle che sono state utilizzate in Ultimate Tenkaichi o in Budokai 3, si potrebbe fare una roba del tipo Ultimate ovviamente con Blast Armor, e su quello non c'è dubbio. Quindi Ultimate con Blast Armor, parte una rasciata incredibile, quindi Gogeta che prende a schiaffone il nemico, anzi a calcioni in realtà, per poi, per quanto riguarda l'LF, concludere ovviamente con la Big Bang Kamehameha, iper mega clamorosa, atomica, pazzesca, e quindi lì per concludere, per appunto si concluderebbe con una Big Bang Kamehameha. Non ho trattato il discorso Ultra perché secondo me Gogeta è lontano dall'essere Ultra, però vogliamo provare a trattarlo giusto due secondini. Le uniche differenze quali potrebbero essere? Quelle legate alle animazioni, come per dirvi l'animazione d'ingresso dove potrebbero metterci per la prima volta la Fusion Metamore in game, o magari potrebbe essere legato ovviamente alla Ultra Ability. Ultra Ability che comunque non potrebbero in realtà, secondo me, minimamente farla sbroccata alla Ultra Q, perché Ultra Q ha la Ultra Ability, ha tanti buff da un lato, ma ha un kit molto basilare d'altra parte. Gogeta Super Saiyan di quarto livello in teoria dovrebbe essere quasi il contrario, dovrebbe essere un personaggio comunque di base molto molto forte, ma che soprattutto dovrebbe possedere quantomeno un kit ultra mega sbroccato
dal punto di vista delle gimmick, di tutte le cose che può fare. E quindi fate conto che mettergli, per dirvi, una ultra ability sbroccata più un kit sbroccato a livello di gimmick sarebbe ultra mega OP e devastante. Che ci potrebbe stare, attenzione, per il personaggio anniversario che in teoria dovrebbe andare a contrastare gli Zenkai. Però io onestamente la ultra ability, se mai Gogeta dovesse essere ultra, in realtà non sappiamo manco se sarà Gogeta quarto effettivamente il PG anniversario, io la legherei comunque soltanto o a un tag specifico o comunque non la aprirei, per dirvi, ai Saiyan eccetera. La legherei soltanto o al tag GT, rendendo quindi il personaggio giocabile al massimo delle sue potenzialità nel GT, o soltanto, per dirvi, legata ai Fusion Metamore presenti nella bench, quindi come supporto o comunque all'interno del team, legando quindi il personaggio al suo massimo delle potenzialità all'interno del Team Fusion, quindi rendendolo non troppo sbroccato in GT e sbroccato ma non troppo lo stesso sbroccato in Fusion, per ovvi motivi, perché ci mancano dei personaggi e quindi manterrebbe soltanto lui la baracca in questo momento insieme a qualcun altro. Detto questo, ragazzi, voglio sapere assolutamente cosa ne pensate di tutto ciò di cui abbiamo parlato all'interno di questo video, quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, condividete, mi raccomando, vi aspetto nei commenti e ci diamo appuntamento a questo punto prossimo video.